signori, buonasera. Grazie, benvenuti. Innanzitutto desidero ringraziare il dottor Gotti Tedeschi per la presenza. Ne siamo veramente onorati. L'argomento economico, etico e sociale proposto è di grande attualità e interesse. Cosa sta succedendo intorno al mondo e perché? Quindi quali le ragioni? Ettore Gotti Tedeschi è nato a Pontenure, provincia di Piacenza. È banchiere ed economista, uno dei più importanti tra gli italiani. È stato docente di finanza all'Università Cattolica di Milano e di etica economica alla Statale di Torino. Dal 2008 al 2011 consigliere economico del Ministro del Tesoro. Dal 2009 al 2012 presidente dello IOR, l'Istituto per le Opere di Religione, la Banca Vaticana. Ha scritto per l'Osservatore Romano e il Sole 24 Ore. Attualmente è editorialista della Verità. Ha pubblicato vari libri di economia e di morale in economia. Conduce l'incontro Andrea Basile, docente di lettere. Concludendo, vi ricordo che sono aperte le iscrizioni a Libera per l'anno in corso e che espongono i pittori Sandra Andretta, Natura allo specchio, e Nicola Comiotto, un fenicottero e un paesaggio bellunese, le scalette. Grazie. Buonasera, pubblico numeroso, per questo incontro con il dottor Ettore Gotti Tedeschi. Io vorrei introdurre questo incontro con una citazione, non lunghissima. È il Presidente che parla. Perché ho scritto questo libro? Perché il mondo si sta impoverendo, spiritualmente e di conseguenza materialmente. Perché oggi vive e cresce un equivoco intollerabile riguardo a cosa sia la soddisfazione economica della creatura umana. Riflettendo su varie encicliche sociali, soprattutto su Caritas in Veritate, a cui il dottor Gotti Tedeschi ha dato il suo contributo, di cui forse ci parlerà nel corso della serata, ho intuito che il vero grande economista per l'uomo può essere solo un santo, poiché solo un santo conosce i veri bisogni dell'uomo e sa come soddisfarli. Il vero economista, pertanto, deve cercare di capire anzitutto qual è la natura dell'uomo e per formulare soluzioni economiche deve intendere che è la miseria morale a provocare la miseria economica ed è la ricchezza morale a generare anche ricchezza economica, vera e sostenibile. Queste parole sono contenute nell'introduzione di quello che credo si possa definire il penultimo libro del dottor Gotti Tedeschi, Dio è meritocratico, manuale per la salvaguardia della fede cattolica. Un testo che ci riporta a una grande tradizione, che è quella dell'apologetica cattolica. E non è forse il testo di cui noi in realtà poi parleremo più diffusamente questa sera, ma è un testo, secondo me, importante. Perché? Perché aiuta chi lo legge a farsi in qualche modo un'idea di quelle che sono le radici profonde, solide, salde, concrete di Gotti Tedeschi. Qual è la sua identità? L'identità certamente di uomo, credo di marito e di padre, ma anche di economista, di banchiere, di consigliere politico, non di uomo impegnato in politica, perché non è quello il settore dove ha scelto di spendersi nel corso della sua attività professionale. E cogliere questo significa forse assumere un punto di vista molto alto su delle questioni che invece investono
prepotentemente, forse anche pericolosamente, la nostra quotidianità, quella del nostro paese, dell'Europa, ma forse anche del mondo. E allora è per questo che Libera l'ha scelto di intitolare questa serata Cosa sta succedendo intorno al mondo e perché. Proprio perché possiamo forse avere un contributo da un punto di vista a un tempo alto, ma dall'altro anche molto concreto, calato nella dimensione economica quotidiana. Forse credo sarebbe già utile per molti di noi uscire da questo incontro con qualche idea in più, forse qualche idea migliore su quelle che sono le dinamiche economiche, ma anche per certi aspetti sociali, perché non politiche, in cui ci troviamo a vivere in questa nostra epoca. E nella telefonata che abbiamo avuto ieri, che normalmente si fa prima di questi incontri, così per mettersi un po' d'accordo sulla struttura, lo schema della serata, il dottor Gotti Tedeschi innanzitutto ha dato la più ampia disponibilità a trattare una pluralità di temi, di argomenti, alcuni che lo hanno visto anche protagonista in prima persona in tempi relativamente recenti. A ritornare, forse anche precisando e puntualizzando le sue opinioni su delle tematiche, o come vedremo meglio, proprio dei veri e propri tabù, intorno ai quali interviene spesso sulla stampa quotidiana, presentando il suo punto di vista mai comodo e spesso nemmeno scontato. È stata un po' l'indicazione quella di partire proprio, se vogliamo, dalla realtà, dalla concretezza di una condizione storica e storico-economica che così stenta un po' forse a evolvere, a uscire da una situazione di difficoltà e di emergenza. E allora io partirei proprio da qui. La prima domanda è questa: rivediamo un po' insieme, ma da questo suo punto di vista, quella che è un po' la storyline, no, di questo processo di accelerazione della crisi economica e finanziaria, del punto in cui siamo e forse anche delle vie d'uscita da questa stessa crisi. Posso commentare? Certamente. Innanzitutto sono onorato di essere qui e non lo dico, la dottoressa Schienaldi è stata molto, molto cara, molto gentile, molto convincente, anche mi ha corteggiato a lungo. Non è facile venire a Belluno, per venire a Belluno uno va a Cortina d'Ampezzo oppure va a comprare un paio d'occhiali in una famosa fabbrica non lontano da qui, però non è facilmente accessibile, no? Abbiamo concordato col professor Basile di trattare molti argomenti e in maniera relativamente breve. Io non voglio fare lezioni, voglio provocarvi e darvi degli stimoli di riflessione, come ha detto il professor Basile. Siccome io non so che cosa mi domanderà, non l'abbiamo concordato, abbiamo soltanto concordato 25 argomenti. E lui mi ha detto, possiamo parlare di questo? Sì, 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 sì. Possiamo far fare domande al pubblico? Assolutamente. Quindi, però io non sono il verbo. Do opinioni che sono frutto delle mie riflessioni e della mia esperienza, dei miei studi. Ovviamente, quello che io dico sono convincimenti per me, per cui dico cose a cui credo. Allora, vorrei partire brevissimamente, però l'incipit sull'introduzione di questo libretto. Solo un santo è il vero grande economista. Farò delle considerazioni di carattere schematico. L'economia. Partiamo dall'economia. L'economia è una scienza? No, l'economia non è una scienza. È fondamentale capirlo. In economia, dov'è il professore di astrologia? Allora, adesso mi faccio un nemico. Diceva un grande economista che si chiama Keynes, che è quello che dovrebbe aver salvato l'economia mondiale e del capitalismo nella crisi del 29 e 30, diceva
che la mela dell'economia, la mela dell'economia, se cade dall'albero, non è attratta dalla legge, non è la mela di Newton, dice, non viene attratta dalla legge di gravità, non segue una legge. La mela dell'economia, quando si stacca dall'albero, fa alcune circonlocuzioni su se stessa e poi va a finire lontano da dove si pensava potesse cadere. Perché? Perché l'economia non è una scienza. Una causa non genera un effetto. Che cosa vuol dire quindi? Che io non posso mai supporre che ci sia una legge economica dove qualcuno mi dice: se io faccio questo, alzo i tassi, abbasso i tassi, aumento la spesa pubblica, diminuisco la spesa pubblica, succede qualcosa. Quindi, che cosa vuol dire questo? Che in materia economica bisogna essere molto, molto prudenti nel credere a quello che ci viene promesso, soprattutto. Questo è il primo punto, è la premessa. La seconda, che è la considerazione, userò un sillogismo aristotelico, la seconda è una considerazione. A cosa serve l'economia? Dice la dottrina: a soddisfare i bisogni dell'uomo. Domanda il bambino piccolo: quali bisogni soddisfa l'economia? Risposta dell'economista: quelli materiali. Eh no. Deve mettere in condizione però l'uomo di poter soddisfare i suoi bisogni essenziali. E quali sono i bisogni essenziali dell'uomo? Sono tre. Sicuramente quello materiale, economico: devo mangiare, devo vestirmi, devo lavorare, perché vivo in un mondo dove non posso scendere e mettermi a fare l'anacoreta, no? Soprattutto se ho vocazione familiare, se ho vocazione a stare nel mondo. Quindi, prima di tutto, devo soddisfare quello, senza nessun dubbio. Però devo permettere la soddisfazione di altri due bisogni, quello intellettuale e quello spirituale, perché l'uomo è fatto di carne, di intelligenza e di spirito, di anima. Qualcuno di voi dirà: non ci credo all'anima, lasciamo stare l'anima. Non credo all'anima, credo però alla convivenza, credo alle relazioni. Benissimo, allora mettiamoci qualcosa di diverso, le emozioni, se volete. Allora, l'uomo viene nutrito in tre alimenti. Allora, la considerazione del professor Basile, che ha ripreso, ma chi è che conosce allora questi tre bisogni dell'uomo, se non chi conosce l'essenza dell'uomo? Antropologicamente, che cos'è l'uomo? È soltanto un animale intelligente? Come diceva la professoressa Hack, sua cara collega, o anche il professor Veronese, che diceva: l'uomo è un animale intelligente che si soddisfa con la scienza, che oggi lo mette in condizione persino di vincere il dolore o la vita eterna. Però qualcuno ci crede, però la maggior parte, che ha ancora buon senso, queste cose non crede tanto. Perché ho detto questo riferendomi a un santo? Perché mi riferivo in realtà a due papi, a Giovanni Paolo II e a Benedetto XVI, perché in un momento particolare della loro vita, quando Giovanni Paolo II ha scritto Centesimo Sanno, una grandissima enciclica sociale, che praticamente è stata scritta nel 1991, se ricordo bene, a 100 anni Reum Novarum. E poi la Caritas in Veritate. Io proposi entrambi i papi, in due tempi differenti, per il premio Nobel per l'economia. Non per la morale, non per la pace, per l'economia. Se andaste a leggere e rileggere, in queste discussioni riprendiamo due o tre punti, me l'ha promesso Basile, quindi parleremo di un paio di encicliche importanti di carattere sociale che vi suggerisco di andare a rileggere nei punti essenziali. Il Papa, un Papa santo che conosce l'uomo, sa che cos'è l'uomo, ovviamente creatura di Dio, che deve seguire le leggi del Creatore. Bene.
sa come soddisfarlo. Ecco perché propongo di riflettere sul fatto che il grande economista sia il Papa. Tra l'altro, e questo se sarà opportuno e interessante, vi farò dei cenni sulle più grandi encicliche sociali, da quelle di fine 800 ad oggi, dove i papi, secondo questa considerazione che ho fatto, hanno anticipato le leggi economiche più importanti. Vi faccio solo un esempio, poi dopo passiamo alla seconda domanda. Leone XIII, stato un grandissimo papa, di fine 800, e scrive un'enciclica che si chiama Rerum Novarum, le cose nuove, intorno alle cose nuove. In questa enciclica lui rivolge una particolare attenzione a un processo di concentrazione economico che si stava realizzando nel mondo occidentale, dicendo: attenzione, questo fa male al libero mercato, fa male all'imprenditoria, fa male al consumatore. La concentrazione del potere, dice, fa male. Nelle settimane successive moltissimi giornali esplosero in tutto il mondo dicendo: ecco un papa comunista e anticapitalista. Qualche settimana dopo gli Stati Uniti emanano lo Sherman Act, che è la legge antitrust e antimonopoli negli Stati Uniti. Questa è straordinaria, io la porto sempre come esempio di coincidenza per capire che un uomo illuminato che capisce le regole non ha bisogno di conoscere le tecniche dell'economia per capire che cos'è bene o male in economia. Se parleremo di Caritas in Veritate ve lo dimostrerò. Mi resta debitore della storyline della crisi economica finanziaria, ma dopo ci torneremo. E però rimaniamo dal punto di vista un po' alto, che prende un po' le mosse da questo testo. Le accuse di anticapitalismo a un pontefice che in realtà anticipa e sa leggere, sa capire, e quindi si esprime poi di conseguenza in maniera certamente autorevole. Lei spende molte pagine a fare il punto sul capitalismo. Lei, economista, con dei distinguo di cui parlavamo prima, cattolico, liberale, ritiene che sia necessario rivendicare in qualche modo un'origine cattolica del capitalismo e riproporre un'interpretazione cattolica del capitalismo. Perché? Soprattutto per giustizia nei confronti della storia e delle verità. È che noi cattolici abbiamo perso molte facoltà e capacità di fare apologetica, quindi di difendere le nostre cose. Giovanni Paolo II, scusatemi, io ogni tanto richiamo alcune pontefice. Potrei richiamare grandi economisti, come succederà, o anche grandi filosofi, e che sono convinto che in alcune cose alcuni grandi pontefici abbiano detto le cose straordinarie e uniche, abbiano permesso alla storia di migliorare, di cambiare. Giovanni Paolo II, parlando in centesimus anno, questa grande enciclica che lui scrive a 100 anni, appunto, vi dicevo, da quella di Leone XIII, fa una considerazione sul capitalismo che io trovo straordinaria. Ve la dico piano, perché mi piacerebbe che l'assimilaste, come l'ho assimilata io peraltro. Dice: il capitalismo è segno di contraddizione. Da una parte è indispensabile per creare ricchezza, progresso, benessere, progresso economico e benessere. Dall'altra parte, il capitalismo confonde l'uomo. Mi salto ad un'altra enciclica di San Giovanni Paolo II, che si chiama Sollecitudo Rei Socialis. In questa enciclica lui esprime una preoccupazione che troverete molto attuale in questo momento. Lui dice:
l'uomo di questo secolo, rifacendosi naturalmente a quella della definizione di capitalismo, no? Segno di contraddizione. Dice, l'uomo di questo secolo ha investito e sta investendo moltissimo delle sue risorse, del suo tempo, delle sue attenzioni in scienza, in tecnica, ma non in sapienza, convertendosi così in un uomo immaturo, non in grado di gestire gli strumenti tecnico-scientifici a sua disposizione. E conclude dicendo: il rischio è che gli sfuggano di mano. Non è quello che è successo. Non sono sfuggiti di mano. La biologia, le biotecnologie, la scienza stessa, quasi tutta è sfuggita di mano, per non parlare dell'economia, della finanza. L'uomo non controlla più niente. Quando parleremo di quella che Bosio Basile chiama la storyline, di come siamo arrivati a questa crisi, ve lo dimostrerò. È sfuggito di mano all'uomo lo strumento. Allora, faccio anche il terzo passaggio, quello di Benedetto XVI in Caritas in Veritate, che riprende San Giovanni Paolo II perfettamente e dice, in Caritas in Veritate, dice: ma come può l'uomo di questo secolo, la cui cultura è così intrisa di nichilismo, nichilismo è il rifiutare ogni riferimento morale di valore nella nostra vita e nelle nostre decisioni. Nichilismo è rifiutare, non ci sono riferimenti, io decido secondo opportunità e pragmatismo. Bene. Allora, lui si domanda nell'introduzione, come può un uomo nichilista gestire gli strumenti così sofisticati che sono a sua disposizione? Qual è il rischio? Che gli strumenti, fate attenzione, questa considerazione straordinaria, prendano autonomia morale. Può uno strumento prendere autonomia morale? Significa che il coltello è autonomo, quando uccide sgozza qualcuno. È autonomo, serve a quello. Non può uno strumento avere autonomia morale. Cosicché, lo dico soltanto per aiutarvi a interpretare determinate situazioni, cosicché è sbagliato dire che l'economia uccide. L'economia non uccide nessuno. Il cattivo uso dell'economia, la cattiva interpretazione dell'economia, errare i fini da dare allo strumento economico, porta a creare delle condizioni dove i più deboli soffrono. Ma è l'uomo che fa l'economia. Tanto che Benedetto XVI conclude Caritas in Veritate esattamente con questa espressione. Dice, quando le cose vanno male, quando l'uomo non sa più gestire delle situazioni così complesse, non sono gli strumenti che vanno cambiati, ma il cuore dell'uomo. Vedremo dopo come si cambia il cuore dell'uomo. La storia del capitalismo, un cenno, no? Molto brevemente evidentemente. Perché il capitalismo è cattolico? Ma perché è cattolico, cioè, nasce in casa cattolica il capitalismo. Addirittura il professor Fanfani fa risalire il capitalismo. Che cos'è? È l'utilizzo dei beni a disposizione che invece di consumare io investo per creare maggiore ricchezza. Il Fanfani fa un bellissimo esempio. Quando nasce il pastore, la pastorizia, verso invece chi usa la pecora e la va a comprare e poi la magna. Invece il pastore capitalista prende la pecora, prende la capra e fa il gregge. E quella è la nascita del capitalismo come principio. Fate attenzione, l'utilizzo dell'espressione capitalismo è stata fatta in mille modi dal punto di vista filosofico, politico e tecnico. Però dal punto di vista originale, per una sessione come questa,
Il capitalismo è la disponibilità dei mezzi di produzione in mano all'individuo, non allo Stato. Lo Stato non può essere capitalista, perché se rischia perdono gli altri, non perde lui. Ecco lo spirito di liberalismo, la parte più essenziale di quello che è il liberalismo o liberismo economico. Quando nasce il capitalismo vero e proprio? Nasce con le repubbliche marinare nel XII e XIII secolo, quando si raccolgono capitali, il grande capitalismo naturalmente, non quello se vogliamo pre-medioevale e medioevale, che era fatto sostanzialmente di culture, di allevamenti e così via, ma il vero capitalismo, dove si accumulano i capitali per fare società di ventura, nasce nel XII e XIII secolo, le repubbliche marinare. Le repubbliche marinare sono il primo esempio che viene portato di nascita di capitalismo. Ve lo dico soltanto, come nasce il capitalismo delle repubbliche marinare? Grazie alla libertà. Il capitalismo e la ricchezza nasce se l'uomo è libero di operare. Se l'uomo ha degli impedimenti, non nasce niente. Nascono i conflitti. Che cosa spiega le repubbliche marinare? Qual è la libertà che lo spiega? La libertà del Mediterraneo dai briganti turchi che infestavano il Mediterraneo. E chi li fece fuori? I crociati. I crociati, per andare in Terra Santa, eliminano i pirati turchi, chiamiamoli così, i pirati turchi, e rendono libero l'accesso e lo sviluppo delle navi che trasportavano beni nel Mediterraneo. Perché allora un grande sociologo dell'Ottocento, Max Weber, dice che il capitalismo nasce in casa protestante dopo la Riforma? Lo dice perché la Riforma protestante ha in sé dei fondamenti che hanno permesso un'accelerazione della industrializzazione. E sono tre, ricordatevelo, sono fondamentali. La parte economica del luteranesimo o della Riforma protestante si fonda su tre concetti: la separazione, fede e opere. Me ne frega niente a me della fede, io opero. Se sbaglio, mi pento e faccio la fondazione per gli orfani e le vedove. Pecca, pecca finché vuoi e pentiti fortemente. Primo punto, quindi separazione, fede e opere, che nel mondo cattolico invece si è sempre insistito a dire no, le opere devono essere coerenti con i principi di fede. Secondo, la coscienza, la libertà di coscienza. Terzo, la giustificazione degli errori e la predestinazione, che fa sì che se tu diventi ricco vuol dire Dio ti ama particolarmente. Allora, dice Max Weber, questo lo dico io, dice Max Weber, la nascita del capitalismo, dice, questi tre fattori fanno sì che il capitalismo nasca in casa luterana e quindi diventi il capitalismo tedesco. E io mi ricordo che nei primi dibattiti, 20 anni fa, quando affrontavo queste cose, dissi, accipicchia, però è il capitalismo tedesco che crea il marxismo. Marx se la piglia col capitalismo tedesco, mica con quello italiano, spagnolo, francese. Quindi, che cosa vuol dire? Vuol dire che il luteranesimo non crea il capitalismo, corrompe il capitalismo nato in casa cattolica. Grazie, secondo me questo è uno dei punti davvero più appassionanti e illuminanti del libro a cui facevo riferimento all'inizio, e credo che sia uno dei motivi, forse non sarà l'unico, per cui il titolo è che Dio è meritocratico, sono i meriti che si acquistano in una coerenza di vita, di pensiero e di azione, secondo questa prospettiva. Prima di ritornare al modo in cui attualmente si sta usando lo strumento economia, prima forse per generare, adesso si spera per uscire dalla crisi di cui dicevamo prima, io volevo così riprendere una notizia che ho trovato, ma mi dirà lei se è vera o meno, a proposito della
questa vocazione liberale, insomma, in cui credo lei si riconosca. Si dice che nel 2007 abbia sottoscritto un manifesto liberista in 13 punti, io glieli elenco, poi lei mi dice se ne ha memoria e se su qualcuno di questi vuol dire qualcosa. Un'unica flat tax al 20%, il presidenzialismo sul modello americano-francese, il credito d'imposta per la sanità e la scuola, l'obbligo per l'amministrazione pubblica di pagare i danni arrecati, la pensione a 65 anni per tutti, la detassazione del lavoro straordinario, l'abolizione degli ordini professionali e del valore legale dei titoli di studio. Allora, responsabilità personale. A volte si firmano dei manifesti sulla base della fiducia della persona che ti porta il manifesto a firmare e non si leggono bene tutti i punti. Molto spesso si firmano e dopo vengono cambiati alcuni punti e modificati. Così è stato in questo caso. Grazie. Però la responsabilità è mia, personale. Sono stato ingenuo. Su alcuni punti li condivido. Molti certamente, no. Molti no. Ma io non ho detto a chi gliel'ha fatto firmare per la sua correttezza. Volevo solo sapere se ricordava, insomma, questo passaggio. E, ecco, che uso è stato fatto, che uso si sta facendo degli strumenti economici, finanziari a nostra disposizione per, forse prima generare, oggi per governare o superare l'attuale crisi economica e finanziaria, anche con uno sguardo mondiale, globale, se preferisci. Che uso si sta facendo adesso? Non voglio fuggire da questa, però questa domanda, questa risposta presuppone la spiegazione di perché c'è stata la crisi. Allora devo partire da lì. Poi è fondamentale perché c'è stata la crisi, come si è sviluppata e creata, e in che situazione siamo adesso e quindi che cosa si sta facendo. Sono dei passaggi fondamentali. Questo non suonerà facile per tutti accertarlo, quindi vi prego esclusivamente di considerarlo una materia di riflessione. Però è una materia di riflessione che voglio dirvi, su cui ho scritto saggi, su cui ho fatto dibattiti e conferenze negli ultimi 35 anni e che ho studiato da un punto di vista professionale, non morale. Quello che vi dico adesso non è conseguenza di studi fatti per conto del Papa che mi ha detto adesso interpretami quello che è successo. No, questi qui io ho cominciato a studiare questi fenomeni a fine anni 70 e inizio anni 80 professionalmente. Cosa succede alla fine anni 70 e inizio anni 80? Succede un qualcosa che do per certo che voi non lo sappiate, quindi mi scuso se dico delle cose estremamente banali o cose scontate. Do per certo che non tutti hanno la stessa conoscenza e in capacità di interpretare i fatti economici, quindi ne parlerò anche in un modo abbastanza semplice. Negli anni, fine anni 70, 70, soprattutto 78-79, 80 e 81, nel mondo occidentale, adesso vi dico cos'è il mondo occidentale, nel mondo occidentale incomincia a diminuire il tasso di crescita del prodotto interno lordo. Il mondo occidentale che cos'era negli anni 80? Negli anni 80, fine anni 70, il mondo, gli economisti, i politici, lo dividevano in quattro grandi aree. Primo mondo, secondo, terzo e quarto mondo. Chi ha la mia età probabilmente ricorda quando si diceva quarto mondo, terzo mondo. Primo mondo era l'Occidente, Stati Uniti, Europa e Giappone. Direte, il Giappone non è in Occidente, frega niente. È una questione di caratteri, di uniformità, di potere d'acquisto, cultura, sviluppo industriale, eccetera. Questo faceva le aree, le grandi aree economiche. Il secondo mondo era quello dietro la cortina di ferro, cosiddetto blocco sovietico, quindi ad economia dirigista, non privata. Il terzo mondo erano i paesi in via di sviluppo
ricchi di materie prime e di prospettive, ma che non si erano ancora sviluppati per tantissime ragioni. Il quarto mondo era quello povero che non si sarebbe mai potuto sviluppare da solo. Parliamo in questo momento esclusivamente del mondo occidentale. Fine anni 70, primi anni 80, il tasso di crescita, non il PIL, il tasso di crescita del PIL, cos'è il tasso di crescita? Il prodotto interno lordo alla ricchezza generata in un paese o in un'area economica. Il tasso di crescita è di quanto cresce realmente da un anno all'altro. Diciamo che dal dopoguerra a fine anni 70 cresceva intorno, diciamo, prendetemelo come dato grezzo, intorno al 4,5%, va bene? 78, 4,5%, 79, 4,3%, 80, 4,1%, ecco, stava diminuendo il tasso di crescita del prodotto interno lordo. Politici ed economisti si preoccupano a dire che impatto ha questo drammatico. Drammatico. Allora dicono, ma quali sono le ragioni? E qualcuno si mise a che aveva studiato questo fenomeno, estrapolandolo, incominciò a dire, vi posso spiegare che cos'è che lo sta provocando? I grandi economisti delle grandi scuole, delle grandi università, si rifiutavano persino di prendere in considerazione la proposta di riflettere sul fatto che il tasso di crescita dell'economia si stava, nel mondo occidentale, stava diminuendo perché erano crollate le nascite. Questo è un argomento complessissimo, vi prego, lo devo semplificare in maniera estrema. La semplificazione estrema comporta evidentemente una forma di dilettantismo. Tra crescita dell'economia e numero di popolazione che cresce c'è una correlazione perfetta, 100% di correlazione. Questo l'hanno accettato quasi tutti i grandi economisti da quando? Dal 2000. Prima si rifiutavano persino di prenderlo in considerazione. Comunque, non voglio fare polemica con pensieri economici, ma se qualcuno di voi sapesse spiegare come fa a crescere l'economia se la popolazione non cresce o diminuisce, prende il premio Nobel. Non sto scherzando. È ovvio che ho ragione. In un'area economica matura dal punto di vista economico, cioè non emergente, non in un paese africano evidentemente, dove le cose sono molto più complesse. Vi dicevo che l'economia non è una scienza, lo ripeto, l'economia non è una scienza e conseguentemente è più facile ex post spiegare quello che è successo piuttosto che ex ante essere credibili se si estrapolano delle tendenze. Se la popolazione diminuisce, il tasso di crescita del prodotto interno lordo, della creazione di ricchezza, senza nessun dubbio, diminuisce. Oggi lo accettano tutti, prima non lo accettavano. Se qualcuno è in grado di spiegare al mondo come fa a crescere l'economia se la popolazione diminuisce o è ferma, vince il premio Nobel. Ci hanno tentato in tanti, tutti hanno fallito miseramente nella realtà della spiegazione, perché è insostenibile. Perché prendevano dei periodi molto brevi di carattere statistico, ma noi stiamo parlando di 35 anni. Bene, il tasso di crescita della popolazione, fate attenzione, tasso di crescita della popolazione diminuisce, il tasso di sviluppo economico diminuisce. C'è una correlazione perfetta. I grandi padroni dell'universo, che l'avevano ben capito questo, perché l'avevano provocato, poi questo ci torniamo dopo, quando parleremo del problema dell'immigrazione, per esempio. Ritorniamo ad allora. Lo sapevano perfettamente che ci sarebbe stato questo fenomeno di ridimensionamento del tasso di crescita. Come si sostituisce il tasso di crescita dell'economia se la popolazione, dovuto alla non crescita della popolazione? Il tasso di crescita della popolazione più o meno dal dopoguerra a fine anni 70 seguiva
faccio una media ponderata di tutto il mondo occidentale, seguiva il tasso di crescita della popolazione, era anche lui intorno a un 4-4,5%. Nel 83-84 si scende a crescita zero. Crescita zero, che cos'è? Lo sapete? Se io lo domando a un ambiente di universitari e gli domando: mi dici per favore che cos'è il tasso di crescita zero? Il 50 o più per cento mi dice: non si fa figli. No, tasso di crescita zero è due figli a coppia, che è il tasso di sostituzione. Adesso a questo punto nel vostro cervello entrano i numeri che avete letto mille volte. In Europa il tasso di figli per coppia è stato intorno all'1,5-1,6%, Italia 1,2-1,3%. Si chiama tasso di estinzione a lungo termine. Come viene compensato il crollo della crescita dell'economia? Questo è un passaggio essenziale. Si percepisce che il tasso di crescita dell'economia segue il tasso di crescita della popolazione. E quindi si dice drammatico, diventeremo tutti poveri. Come si compensa questo? Con la crescita dei consumi individuali. Se uno di voi vuole sperimentare su se stesso, si ricorda 35-40 anni fa quanti vestiti aveva e quanti ne ha oggi, quante scarpe aveva e quante ne ha oggi. Questo si chiama consumismo. Il consumismo ha provocato una compensazione illusoria e insostenibile all'economia del mondo occidentale fino alla fine degli anni 90. Come si è fatto consumare un mondo che non cresceva numericamente? Vi faccio esempi che potete andare a vedere Istat. Pensiamo all'Italia. Negli anni 75-80 il tasso di risparmio degli italiani sui redditi degli italiani era il 25-27%. È crollato sotto il 5%. Cosa vuol dire? Che non abbiamo più risparmiato e abbiamo fatto acquisti. Ma il risparmio non solo rende l'individuo libero, gli dà autonomia nelle sue scelte, ma è anche la materia prima delle banche. Se il risparmio che affluisce al sistema bancario diminuisce, ci sono meno soldi disponibili per fare credito alle imprese e i tassi di interesse salgono perché costa di più il denaro. Che cosa abbiamo fatto allora? Abbiamo deciso di produrre dei beni a minore costo. E come abbiamo fatto? Abbiamo delocalizzato in 30 anni tutte le produzioni cosiddette di volume, quelle non speciality, non la farmaceutica, eccetera, eccetera, in Asia, arricchendo l'Asia. Abbiamo deindustrializzato tutto il mondo occidentale e abbiamo industrializzato l'Asia. Pensate che gli Stati Uniti hanno deindustrializzato quasi l'88% delle produzioni. L'Italia, vado a memoria, è con una cifra tra il 55 e il 60%. Se hanno chiuso le fabbriche, se oggi c'è fatica a trovare occupazione, è perché per 35 anni, per far consumare, abbiamo fatto produrre dove costava meno la roba e l'abbiamo importata. Abbiamo creato quel mercato aperto fondato dal WTO, che è l'Organizzazione Mondiale del Commercio, quello che adesso Trump, ve lo dico poi magari ci ritorniamo, quello che Trump sta distruggendo col neoprotezionismo. Ma ne parliamo dopo, tenetelo solo in testa. Per 35 anni noi abbiamo creato i problemi a noi stessi pur di tenere su il tasso di crescita del prodotto interno lordo. Qual è il capo di un governo che vorrebbe passare alla storia per aver visto il PIL diminuire senza far niente? Bene,
abbiamo delocalizzato, deindustrializzato e abbiamo continuato a consumare. Poi ci siamo a consumare facendo sempre meno figli. Poi ci siamo resi conto, tutto a un tratto, che i costi del bilancio degli stati continuavano a crescere esponenzialmente. Perché non avevamo tenuto conto che è vero che il numero della popolazione era rimasto uguale nel frattempo, 2 miliardi nel mondo occidentale, ma negli anni 70 le persone che erano in pensione erano il 12%, tutto un tratto diventano il 25% e il 30%. Aumentano i costi sociali, pensioni e sanità. Come sono stati pagati nei 35 anni i costi sociali dell'invecchiamento? Vi do il dato, Istat, anni 75-80, peso delle imposte in Italia sul reddito degli italiani 25%, 2008 52%. Che cosa succede quando incomincia a flettere intorno al fine anni 90 il consumismo? Si inizia la fase del consumismo a debito, ci si indebita. Vi faccio l'esempio degli Stati Uniti. Questo è un esempio che viene portato dappertutto, nelle università, in qualsiasi sessione, anche istituzionale. E lo si porta facendo, così si fa ridere anche un po' le persone, immaginando un colloquio tra Bush e Greenspan, che è il capo del tesoro, no? Allora, siamo nel famoso fatidico 2007, quando saltano le banche americane, in realtà ne salta una sola, Lehman Brothers, però da lì si dichiara siamo in crisi. Bush chiama il capo del tesoro, Greenspan, gli dice, la barzelletta lo fa parlare in romano, per cui che vi devo dire, io me lo so memorizzato, Greenspan, ma che succede? Vabbè, adesso ritorno serio e parlo normale. Però la barzelletta non è una barzelletta, è un filmato, ma forse si può sino trovare, però è un filmato vero. Greenspan risponde, Bush dice a Greenspan, ma che succede? E Greenspan gli dice, Presidente, le famiglie hanno portato i contratti di mutuo in banca e le carte di credito e non pagano. E perché? Ma hai sempre detto che qui cresce l'economia del 3-3,5%. Adesso le spiego, però, Presidente. E adesso andiamo sul serio. Dal 1998 al 2008 la fonte è la Federal Reserve e Goldman Sachs, una grande banca d'affari americana. Quindi sono dati assolutamente ineccepibili, ma sono dati riconosciuti da tutti. Quindi, in 10 anni, dal 1998 al 2008, l'economia americana in 10 anni è cresciuta del 32%, di media 3,2% all'anno, di media, va bene? 3. Quello che non avevano tenuto conto è quanto cresceva il debito delle famiglie mentre cresceva l'economia. Allora Greenspan gli fa vedere, nel 1998 il debito delle famiglie americane sul prodotto interno lordo era il 68%, nel 2008 96%. Allora, l'economia era cresciuta di 32 punti percentuali, ma il debito delle famiglie non pagato di 28 punti percentuali. Così che la crescita vera era stata in 10 anni 4%. Capite? Mi scusi se interrompo, ma c'è una persona che manovra uno strumento sono le ronde. C'è questa porta che è molto... Non dico più. Che sia di buon augurio. Era impossibile sentirla, ascoltarla. Non si può, io posso parlare più forte. Allora, voi capite che se per 10 anni un'economia
che uno credeva che fosse cresciuta del 32%, è cresciuta del 4% in 10 anni, voi pensate l'impatto che ha sui valori, sugli stipendi, i fondi pensione, il valore della borsa. Il valore della borsa non era cresciuto in un'economia del 32%, ma del 4%. Il valore delle case. Le case non erano cresciute secondo il valore dell'economia del 32, ma del 4. E l'economia è crollata. Mi dispiace, signori, questa è la dura realtà. Quando si è preso conto della dura realtà, ognuno ha fatto per sé. Gli Stati Uniti hanno cominciato a fare una politica completamente avulsa da quella del resto del mondo che loro avevano portato in questo. In Europa è successo lo stesso. I paesi più forti in Europa se ne sono fregati dei paesi più deboli. Se ne sono fregati del progetto europeo di sussidiarietà e di valorizzazione delle singole nazioni. E ognuno per sé. E adesso ancora peggio. E adesso ancora peggio. Però magari questo ne parliamo a conclusione dei prossimi passaggi. Però è importante, cioè la crisi si è sviluppata sulla base di questi fenomeni che vi ho descritto. E guardate che uno può fare delle considerazioni di interpretazione per giustificare, per dire ma no, ma però gli Stati Uniti hanno tutta la responsabilità, l'Europa però non ha fatto, tutte facile ex post, ma la traccia, il disegno degli ultimi 40 anni nel mondo occidentale è questo. Il mondo occidentale negli anni 70, mondo occidentale, quindi quello che vi dicevo prima, il primo mondo, quel mondo occidentale era 2 miliardi. Sempre negli anni 70 il resto del mondo erano 2 miliardi, eravamo 4 miliardi nel 75, oggi siamo 7 miliardi e mezzo, 5 miliardi e mezzo sono nel resto del mondo, 2 miliardi sono ancora nel vecchio mondo occidentale. Prima era ricco, adesso è povero. Gli altri paesi, non tutti naturalmente, prima erano poveri, adesso sono molto più ricchi del mondo occidentale. Dimostra il fatto che il debito pubblico americano è in mano alla Cina per il 60% e gran parte del debito pubblico europeo. E conseguentemente, se la politica di Trump è quella di neoprotezionismo, comprensibile, comprensibilissimo. Ma se lo fa coi dazi, la Cina farà la stessa cosa. Perché la Cina oggi è importatrice dal mondo occidentale. Anche la Cina mette i dazi, l'Europa mette i dazi. Non è soltanto la fine del libero commercio, perché è stato mal gestito il libero commercio, questo è vero. Ma non è solo la fine, ma per i paesi più deboli è la fine dei paesi più deboli. Pensate soltanto ai paesi del terzo mondo che vivono di esportazioni di prodotti agricoli non trasformati. A chi vendono? Perché in ogni paese c'è sempre la fascia di povertà, che è sempre quella degli agricoltori e degli allevatori, in Italia, in America. Quindi se facciamo protezionismo, altro che l'invasione che abbiamo avuto di immigrazione, tanto per parlarci chiaro. Io ho chiuso il G8 per l'Africa a Lugano. L'impegno che si prese l'Italia nei paesi, con i paesi del terzo mondo, scusate, africani, G8 per l'Africa, non c'entra niente, ho sbagliato, ho detto Africa, fu: investiamo da voi, formiamo la vostra classe dirigente e aumentiamo le importazioni dei vostri prodotti alimentari. Quindi l'unica cosa che sapete fare, però intanto facciamo formazione e vi aiutiamo a formare la classe dirigente e vi aiutiamo a fare investimenti infrastrutturali. Gian Antonio Stella nel 2016 scrive un articolo sul Corriere che dice: negli ultimi 15 anni i dazi di importazione sui prodotti agroalimentari africani sono aumentati del 600%. Uno si domanda, ma l'abbiamo fatta apposta allora a creare povertà? Prima mi aveva condotto, cioè da condotto a un bivio, seguire la questione
anche adesso delle politiche appunto economiche dell'amministrazione degli Stati Uniti, rivedere quali sono oggi appunto gli equilibri dopo il superamento di quella quadripartizione, no, del mondo a cui faceva riferimento prima. Però anche quest'ultima sua precisazione mi porterebbe invece a lasciare per adesso da parte questo e concentrarci un attimo su una questione che le sta particolarmente a cuore, su cui ha scritto anche recentemente, questo è il suo ultimo libro in collaborazione con Lorenzo Fontana, La culla vuota della civiltà, non per niente sottotitolato All'origine della crisi, che sarà poi anche eventualmente disponibile qui in sala per il pubblico. E la questione della crisi demografica, che come abbiamo visto ha una stretta relazione con la crisi economica che da un certo punto in avanti accompagna lo sviluppo dei paesi occidentali, però anche la questione delle migrazioni. Ci dà una chiave di lettura, mi pare già di capire, molto più complessa, meno scontata, però io trovo anche onesta di quello che sta accadendo sotto i nostri occhi, perché lei, io credo, pochi istanti fa ha fatto qui anche una denuncia, no, di queste politiche, che sono politiche che oltre che strangolare questi paesi, no, produttori, dall'altro sembrano non lasciare alternativa a quelle popolazioni in grandissima crescita demografica, peraltro. Quindi questo problema, quello. Però se mi permette, quel punto che lei ha accennato, in un minuto lo voglio dire. Prego. Perché è importante, è interessante, è una, come posso dire, è una piccola riflessione che è opportuno che in queste occasioni potevela proporre. Dopo il 2008, qual è stata la politica, quando vi dicevo che ognuno ha fatto per sé, egoisticamente, eccetera, cosa hanno fatto gli Stati Uniti? Pensate che in 4 anni, dal 2008 al 2012, sono riusciti a rimpatriare quasi il 22-25% di produzioni che avevano delocalizzato in Asia, cioè le hanno riportate in patria. Non è questo importante, è importante, però non è la cosa, questa è una scusa per potervi dire una cosa che è fondamentale. Gli Stati Uniti hanno tecnologia. È il paese che ha fatto i maggiori investimenti di tecnologia al mondo. La tecnologia può permettere di ridurre i costi quasi quanto facendo lavorare gli schiavi in Asia. Passatemi il paradosso, naturalmente. No? Abbiamo giocato molto sulla delocalizzazione perché i costi di produzione erano bassi perché la manodopera non era pagata, perché le fabbriche non investivano in antinquinamento e così via. Gli Stati Uniti che cosa hanno fatto? Hanno scelto un certo numero di produzioni un po' più sofisticate di quelle molto banali, dei tessuti, altre cose, e hanno fatto iniezioni di tecnologia, portando i prezzi, i costi di produzione, non risolvendo i problemi della manodopera, hanno soltanto evitato l'importazione, facendo produzione locale grazie alla tecnologia. Da dove viene la capacità tecnologica americana? Che è questo il messaggio che volevo darvi. Viene dalle guerre stellari e dalle guerre in giro al mondo. Sappiate che gli investimenti nella difesa sono quelli che producono il maggiore impatto tecnologico, che diventa anche bene di consumo. Le microfibre, internet, e dà lo spunto per generare delle idee che magari, ricordiamocelo, vorrei concludendo, la digitalizzazione. Il digitale nasce per mandare l'uomo sulla Luna per fare armamenti. Voi direte, ma anche la Russia ha mandato l'uomo sulla Luna, anzi l'ha mandato prima. Anche la Russia faceva, sì, ma la Russia non aveva un'economia privata.
E non c'è stato l'effetto, gli americani lo chiamano snowball, palla di neve. Cos'è la palla di neve? È una pallina piccolina sulla cima della montagna, la faccio scendere, quella raccoglie, raccoglie, raccoglie e diventa la valanga. Enorme. Mercato libero, libertà di intrapresa, ha creato la Silicon Valley. Gli investimenti belli ci hanno creato la più grande potenza produttiva al mondo, che si sta preparando a dominare, si sta preparando a dominare l'intera umanità nella cosiddetta tarda globalizzazione in cui stiamo entrando, attraverso il digitale e l'intelligenza artificiale. Sono i due, tenetene conto, non dimenticate, digitale, intelligenza artificiale. Demografia e immigrazione. Sarò sintetico perché anche questo è un tema che o si descrive come è, portando una serie di riferimenti significativi, se no si lascia sempre le persone un pochettino insoddisfatte. Io preferisco di anticiparvi, vi lascerò insoddisfatti, ma vi do 10 riflessioni che vi portate a casa e le fate per conto vostro. L'immigrazione incomincia, c'è sempre stata un tasso di immigrazione. L'immigrazione incomincia a diventare un fenomeno, diciamo, negli ultimi 10 anni. Un fenomeno nuovo, nuovo. Un'immigrazione prima clandestina, poi attraverso i barconi, poi con i canali umanitari, eccetera, eccetera. Le spiegazioni che vennero date è: aumentano le guerre, aumentano le carestie, cambia il clima. Voi andate a prendere le spiegazioni date da 10 anni fa, allora in 10 anni le spiegazioni sono cambiate radicalmente, tutte. Oggi la spiegazione è: gli immigrati sono un valore per noi. Quindi gli immigrati colmano il gap di popolazione perché non abbiamo fatto figli. Dove sta la verità? In nessuna di queste considerazioni. Però l'ho dichiarato, non voglio essere esaustivo e vi dico l'opinione che io ho e vi do un riferimento per riflettere, ma mi fermo qui, non voglio litigare con nessuno. L'immigrazione è stata voluta, forzata e pianificata negli ultimi 35 anni. Andate a leggere i documenti che trovate su internet, le dichiarazioni dei segretari dell'ONU, da Boutros Ghali a Kofi Annan a Ban Ki-moon, che dicono: bisogna cercare di formulare le ragioni per rendere accettabile un processo di immigrazione nei paesi, soprattutto come quello italiano, europeo, dove ci sono identità culturali su religioni molto dogmatiche. Al fine, lo dice persino, scritto, Ban Ki-moon, Kofi Annan, al fine di realizzare sincretismo religioso, cambiare completamente la cultura di una popolazione. Dal che si evince che il progetto di immigrazione e determinati fatti intermedi che l'hanno accelerato e giustificato sono stati pianificati e voluti. Per far che? Per raggiungere il primo obiettivo descritto dal signor Henry Kissinger nel 72-74, quando avvia il famoso progetto del nuovo ordine, in cui dice al mondo ci sono delle anomalie insostenibili, troppe differenze di ricchezza, differenze di cultura, troppe discriminazioni di razza, troppe insofferenze religiose. Dobbiamo omogeneizzare l'intera umanità. Nuovo ordine mondiale, Henry Kissinger, progetto nuovo ordine mondiale, Henry Kissinger, rapporto 1972-1974 e tutte le 12 conferenze internazionali conseguenti. Sostanzialmente dicono tutti la stessa cosa.
o perlomeno la dicono in un modo diverso, la dicono relativamente a un fatto economico, a un fatto sociale, culturale e così via. Non ve lo impongo, fateci riflessioni, parlatene e vedete. Anche forse per... diminuire il tasso di cattolicità, mi sembra anche, no? Il tasso di cattolicità presente nel mondo, mi pare che uno degli obiettivi potesse essere anche una voce dissonante. Più che il tasso di cattolicità, la dedogmatizzazione di una religione. Qualcuno di voi, posso chiedere se qualcuno di voi l'ha letto, mi alza il dito. Nessuno di voi ha letto un libro scritto circa 10 anni fa da un professore americano che si chiama Samuel Huntington, The Clash of the Civilization, la lotta fra le civiltà? Nessuno. Beh, lei l'ha letto. Posso parlare solo con lei. Vi suggerisco di andarlo a leggere. Vi suggerisco di andarlo a leggere. Perché vi aiuta, è un americano, è un protestante battista, quello che è americano, non è un cattolicissimo bigotto baciapile come me, è uno aperto, un professore americano, è bravo, noto in tutto il mondo, ha scritto tanti libri. In questo libro scrive che cosa creerà il conflitto fra le civiltà fra X anni? L'incompatibilità culturale. È inutile fare la globalizzazione economica, le culture non si incontrano, e fa un migliaio di esempi, no? Bene, allora, poi spiega, ma una cultura su cosa si fonda? Vado all'essenziale del libro, naturalmente, no? Al punto che interessa. Su cosa si fonda una cultura? Beh, che cos'è una cultura? È sapere, conoscere la storia, sapere se Garibaldi è stato bravo o cattivo, Napoleone è stato buono o meno buono, e quanti papi gay ci sono stati nella storia. No, questa non è cultura, è una forma di erudizione. Allora, che cos'è cultura? È anche sapere se una cosa è di valore o non è di valore, se una cosa è buona o cattiva. Che cosa ha fatto bene la storia? Quali passaggi della storia sono stati fatti bene, quali meno bene, prescindendo dal fatto che non la sappiamo, perché la storia normalmente la scrivono i vincitori e danno un senso alla storia, diventa qualcosa di diverso. Allora, dice Huntington, senza nessun dubbio, il fondamento, il pilastro di una cultura è la sua senso religioso. E ci sono tante religioni al mondo, ma soprattutto sono due tipi di religione. Un tipo di religione che ha un Dio, altre religioni che non hanno un Dio. Se ci pensate, le tre monoteiste sono le sole che hanno un Dio, le altre hanno divinità. Poi sono le mille religioni laiche, di quelle non parlo perché sennò passiamo a parlare soltanto di queste cose. E Huntington dice, non soltanto fra le religioni che hanno un Dio e quelle che non hanno un Dio ci saranno conflitti, ma all'interno di quelle che hanno un Dio ci saranno conflitti, perché questo Dio lo interpretano in modo completamente diverso. Vi faccio solo un esempio. Pensate i protestanti e l'Islam come interpretano il peccato originale. La natura umana è corrotta, irrimediabilmente. I protestanti luterani dicono, quindi è inutile sperare di fare il bene, fai e pentiti. Gli islamici dicono, Maometto, ispirato dall'Arcangelo Gabriele, ha scritto il Corano, perché voi non pecchiate. Il Corano va osservato perché non pecchiate, perché il peccato è un reato e il reato è un peccato. Allora, pensate soltanto come interpretando le due religioni monoteiste il fatto del peccato originale, che situazione complessa che si viene a creare.
di non compatibilità. Bene, Huntington disse, attenzione, le religioni saranno l'ostacolo principale alla globalizzazione. Torno sulla questione demografica, ma in particolare su queste culle vuote, in particolare nel nostro paese, in Italia soprattutto. A questo proposito, lei ha avuto modo, in tempi recenti, di fare una riflessione ancora più ampia, commentando i dati sul numero di bambini nati in Italia, non nel 2016, abbondantemente al di sotto dei 500.000, 474.000 circa. Lei ha chiosato dicendo, allargando un po' il discorso, facendo una riflessione che forse coinvolge proprio una crisi culturale del nostro paese, una mentalità diffusa che coinvolge anche la famiglia, e ha esplicitamente detto che la famiglia deve sparire perché fa paura. Però se la famiglia è alla fin fine sempre stata concepita come la cellula viva, no, della nostra società, allora questa paura nei confronti della famiglia è una delle componenti della crisi anche economica. Beh, ammetterà che il valore della famiglia non è riconosciuto nello stesso modo come lo era 100 anni fa o anche 50 anni fa, ma persino nel mondo occidentale, nei salotti culturali o della borghesia o delle persone anche dotte, la visione della famiglia negli ultimi tempi è cambiata. La famiglia anzitutto non è più di padre e madre, è di figli, c'è la cosiddetta famiglia allargata, la famiglia mixata, tollerata, lo dice persino sostanzialmente, non lo dice, però si lascia intendere anche che l'autorità morale è d'accordo nel comprendere, nell'avvicinare, nel fare dei ponti anziché costruire muri, bla bla bla, va bene? Quindi, indubbiamente il valore della famiglia è modificato. Molti consapevolmente, altri non consapevolmente, però la domanda è perché? Perché fa paura? E qui ho un'opinione molto forte. Fa paura per due ragioni. La famiglia è autonoma. La famiglia compete con lo Stato. Nell'educazione dei figli, nel mantenimento dei figli. Se un figlio è disoccupato, la cassa integrazione gliela fa la famiglia. Nell'aiutare, non sempre, ahimè, negli ultimi tempi, però ai vecchi, nel sostenerli, nella solidarietà al suo interno. E in questo, è vero, negli ultimi tempi un po' meno. Negli ultimi tempi si è perso molto, anche perché negli ultimi tempi il lavoro ha portato un po' all'americana, no? Essere lontano dai genitori, c'è meno unità all'interno delle famiglie come era probabilmente in alcuni decenni fa. Questa è la prima ragione. Quindi la ripeto, la famiglia compete con lo Stato. Lo Stato, se c'è la famiglia, non riesce a impossessarsi dei figli, del comportamento delle persone. E poi ce n'è un'altra ancora peggio. La famiglia dà educazione e lo Stato, il Leviathan di Hobbes, no? Questo potere centralizzato che determina il comportamento delle persone. Qualcuno di voi ha letto 1984 di George Orwell? Qualcuno di voi ha letto Il mondo nuovo di Julian Huxley? Non vi dico andarli a leggere, ma se vi capitasse, capite in che situazione siamo oggi. L'idea del Grande Fratello, anche dello spettacolo, quello spettacolo dove c'è la televisione che entra nelle stanze da letto, in cucina, eccetera, è plagiando 1984 di Orwell. Il Grande Fratello spia dalla mattina alla sera tutti i movimenti di tutti. E nel mondo nuovo di Julian Huxley, di Aldous, i fratelli Huxley erano due, Julian, che è il più grande genetista, quello che fonda anche l'UNESCO e il WWF. E Aldous è il romanziere, quello che scrive Il mondo nuovo. Scrive un romanzo estremamente, un romanziere era un profeta, e quello che scrive che un giorno chi non sarà d'accordo col potere centrale verrà identificato come, lo dico io adesso,
non lo dice lui, lui lo fa, lo identifica come selvaggio e mandato in un'isola deserta. Oggi si dice che è populista, fascista, tradizionalista. Guardate che non sono molto lontano dalla realtà che voleva esprimere Aldous Huxley quando diceva: tu sei selvaggio, non hai capito che cos'è il mondo civile. Io ti dico che cos'è il mondo civile. È lo stesso concetto di Europa. Quando i nostri padri fondatori fecero l'Europa, De Gasperi, Schumann, Adenauer, quando concepirono l'Europa, cosa concepirono? Concepirono esattamente quello che concepì Rosmini e Gioberti quando volevano l'unità d'Italia. Le grandi idee sono sempre, mi scappa sempre questa mania manichea di dire che i cattolici sono i più bravi, sono anche state nel mondo cattolico. Chi concepisce l'unità d'Italia? Andate a vedere la storia. Un santo, che in realtà è un beato, Antonio Rosmini. Poi gliel'hanno sottratta e l'hanno fatta in un altro modo. La stessa è successa con l'Europa. Chi l'ha concepita? Quattro capi di Stato cattolici: De Gasperi, Schumann, Adenauer. Poi gliel'hanno tolta di mano col famoso manifesto di Ventotene. I marxisti l'hanno concepita in maniera centralizzata, autoritaria e totalitarista. Quando l'Europa nasce per essere sussidiaria ai singoli stati, con l'intento di valorizzare ogni singola identità. Ci ha condotto su questo terreno l'Europa, l'idea di Europa, quello che poteva essere, quello che sembra essere diventata. Però prima di iniziare la conferenza ci siamo detti, prima di arrivare all'Europa e poi magari anche all'Italia di questi nostri giorni, anche quella post elezioni, perché no, diamo prima, quindi torniamo alla parte della risposta precedente, diamo prima così uno sguardo, no, globale, nuovi equilibri, nuovi attori, quella quadripartizione ampiamente superata oggi, e qual è il suo giudizio su quello che sta accadendo a livello appunto mondiale, qualcosa abbiamo già detto, la situazione dell'Europa e perché no, anche la sua posizione, quella che ha maturato nel tempo, sulla questione della moneta unica dell'euro. Io non le dirò, come l'ha detto un giornalista, che lei è contrario all'euro, venga confermato che non è così, però ci siamo curiosi di sapere che cosa pensa in proposito. Diciamo, dal 2007 al 2008 sembrava che ci fosse un progetto che è completamente cambiato. Grazie a un nuovo ruolo di due personaggi che sono diventati fondamentali e che vanno seguiti con molta attenzione: Putin nella Russia e Trump. Torniamo un attimo indietro. Quando c'è la Brexit, cioè l'uscita del Regno Unito dall'Europa, no? Ancora adesso voi sentite personaggi di carattere politici, di potere, quello che volete voi, irrilevante, non saprei più neanche definirli, quelli che credono di aver capito che cos'è che va bene, cos'è che si deve fare bene e male, e qual è il bene e il male degli altri. Allora, queste persone hanno letto, questi imbecilli di inglesi, hanno fatto un errore enorme, ma non si sono domandati perché l'hanno fatto. Hanno subito cercato di spiegare che chi ha votato il referendum per uscire dall'Europa sono quelli che stavano in campagna, gli ignoranti, manifesto di Ventotene. Siamo troppo ignoranti per lasciare la democrazia in mano alle persone. Attenzione, c'è qualcuno che capisce persino che cos'è il mio bene personale. Normalmente sono un pochettino tutti a sinistra questi, non come cultura, la cultura di... Sono quelle culture, andatevi a leggere, ci sono degli autori che sono fondamentali, che spiegano questo.
Vabbè, magari ne parliamo dopo. Stuart Mill, per dire, non si può lasciare la democrazia alle persone, bisogna far finta di lasciarle votare, poi viene il presidente, fa il governo del presidente. Ecco, concettualmente, noi l'abbiamo visto nel 2011. Il 2011 è l'esempio nostro che dovresti spiegare ai vostri figli e ai vostri nipoti. Ne ha fatti tre. Ci hanno fatto perdere 10 anni di soluzioni economiche. 10 anni. E nessuno ha il coraggio di andarglielo a dire. Perché? Perché quel potere lì aleggia ancora. Allora, la Brexit che cosa dimostra? No, in un'Europa gestita da voi, dai tedeschi, non ci veniamo. Quindi che cos'è la Brexit? È la sfiducia verso una classe dirigente fallita in tutto. La globalizzazione è fallita in tutto, ma non perché la globalizzazione, che è uno strumento neutrale, è fallito, perché è stata gestita male, andando contro leggi naturali, contro il buon senso, contro il rispetto delle persone. Si sono rispettati soltanto alcune aristocrazie di potere. Che cos'è che sta succedendo? Non lo so. Trump ha cambiato completamente le regole del gioco. Tenete conto che l'opinione che noi abbiamo in Italia di Trump, leggendo i giornali italiani, non è mica quella, non rispecchia mica la verità. Questo è il nostro problema. Siamo un pochettino troppo influenzabili. Adesso sì, ci sono, grazie ai blog si può avere una maggior democrazia di informazione, ma non è neanche facile interpretarli tutti, perché sono tanti, molti di questi sono completamente fuori di testa a volte, no? Bisognerebbe ogni tanto fare una volta al mese tre discussioni come questa, in cui parla uno come me, uno come un altro, eccetera eccetera, persone che vi danno una visione diversa e vi aiutano a riflettere, vi danno i meccanismi per interpretare quello che dicono naturalmente quelli che vogliono che noi si pensi. Voi guardate, i tre telegiornali sono uguali, voi prendete i tre maggiori quotidiani italiani, sono uguali in tutto. Ormai non distinguono più, sale di piccolissime sfumature sui grandi processi internazionali, il che potrebbe far riflettere su perché i grandi giornali nazionali, per esempio, negli ultimi 5 anni hanno ridotto del 70% le vendite e tutti perdono. Allora, se un giornale perde, qualcuno lo deve tenere in piedi, quindi è un qualcuno che ha molto interesse e che non è per vendere la pasta Barilla che lo tiene in piedi, no? Vuol dire, voleva vendere idee, cultura, riferimenti culturali, e quindi la cosa diventa molto più complessa. La Brexit ha creato una tensione che non è ancora stata capita o non si è voluta capire. La Brexit è una spiegazione che sostanzialmente è molto semplice. Avete fallito in tutto, con voi non ci stiamo. Trump è la stessa cosa negli Stati Uniti. Pensare di riavere i governi precedenti che cambiavano solo sottana e si sarebbero riproposti con gli stessi modelli, gli americani hanno detto no. Le tensioni in Europa, alcune per esempio come quelle della Catalogna, oppure i partiti cosiddetti populisti. I partiti populisti vengono offesi, chiamandoli populisti, quindi ignoranti, stupidi, deficienti, coglioni, tutto quello che volete. Ma più li chiamano così, più richiamano l'attenzione delle persone serie. E questo è il problema. Non hanno capito niente. Ma veramente non hanno capito niente. Basta vedere i commenti su come si dovrà formare il governo. Tutti sperano si vada a nuove elezioni e che intervenga il Presidente della Repubblica. Non hanno capito perché i 5 Stelle hanno vinto. Vi posso dare la mia opinione? È mia, eh? Non è di nessuno, non l'avete mai sentita. Il problema dell'Italia è il Sud. 50% di potere d'acquisto del Nord. Vivono 50% di disoccupazione, lì esplode una bomba. È stato creato un partito che prende credibilità al Sud per controllare la bomba. Provate a rifletterci. Però era bomba. La domanda era?
L'euro era un qualcosa di naturale nel progetto europeo, era un qualcosa di naturale, cioè era ovvio che si sarebbe dovuti arrivare, unificando l'Europa, ad avere un qualche tipo di sistema economico che permettesse anche di realizzare questo processo di creazione di una grande area economica. Jean Monnet, uno dei quattro fondatori dell'Europa, prima di morire, nel suo testamento intellettuale, fa scrivere, se tornassi indietro non ripartirei più dalla moneta ma dalla cultura. Lo trovate su internet. Jean Monnet, se tornassi indietro prima di morire non rifarei più la moneta. Perché? Concettualmente di per sé non è drammatica. Il fatto che non hanno tenuto conto che la moneta risente dei cicli economici che non sono stati previsti al momento in cui si è fatta l'Europa, per esempio i momenti di crisi. E i momenti di crisi vengono vissuti all'interno degli Stati europei in modo completamente diverso, perché ognuna delle nostre economie è completamente diversa. Cosicché il momento di crisi crea automaticamente la crisi della moneta unica e quindi del governo dell'economia unica. Questo è il problema chiave. La chiave di volta è questa. L'economia vissuta in determinati paesi, in determinate strutture economiche, non è la stessa. L'economia spagnola non è quella italiana, quella italiana non è quella tedesca, non è quella francese. Vi faccio un esempio. In Francia, che è un paese nazionalista, io ho lavorato 7 anni a Parigi, conosco l'economia, ho cominciato a lavorare, conosco piuttosto bene la mentalità francese. In Francia, vi faccio un esempio, magari ve lo ricordate di più. Una sera, dopo un dibattito, mi trovai con uno dei maggiori industriali francesi a tavola. Si chiamava François Michelin, quello delle gomme. E disputavamo, no, sulla differenza tra il ruolo dello Stato dell'economia italiana e quello della Francia. E mi ricordo che lui mi disse: ascoltami ragazzo, in Francia le imprese di Stato sono gestite meglio delle imprese private e le imprese private sono gestite con un senso dello Stato, non con un senso egoistico del privato. Questa è la lezione francese. In Italia, forse voi non lo sapete, ma in Italia l'economia quando diventa libera? Mai. Fino al 1993, cioè l'anno in cui cominciano le privatizzazioni, vi ricordate, no? Prodi fa le privatizzazioni per entrare nell'euro, il famoso Britannia, dove si dicono bisogna in Italia devono vendere tutte le imprese di Stato. Perché? Perché l'economia italiana fino al 93 era per un tasso difficilmente valutabile, datemi uno spazio, tra il 60 e il 70% dell'economia italiana era direttamente e indirettamente gestita dallo Stato. IRI, ENI, EFIN, bla bla bla. Ma e le imprese private erano soggiogate dallo Stato. Lo Stato con i Talsider teneva in piedi la Fiat. Se non gli vendeva i corpi al prezzo che glieli vendeva, la Fiat sarebbe saltata molto prima del 2000. Lo sapete questo, eh? Diceva Cuccia, che lo sa, è il capo storico di Mediobanca, è il mito dei banchieri italiani, tutti vorrebbero essere dei Cuccia. È quello qui. Anche, hanno rubato la salma per chiedere il riscatto a Mediobanca. Bene, Cuccia diceva: la Fiat è pubblica quando perde, è privata quando guadagna, però appena guadagna i soldi vanno in Francia. L'ha detto Cuccia, non l'ho detto io. Quindi capite, questa sarebbe stata la mentalità. Bene, il 60-70% dell'economia di italiana era in mano allo Stato fino al 1993. Quando
il mio presidente, il più grande banchiere privato al mondo, mi dice: guardiamo con attenzione la privatizzazione delle banche. Nel 93 le banche italiane erano 99,99% pubbliche. Si comincia a privatizzare nel 93. Si è privatizzato talmente bene che abbiamo distrutto tutte le imprese che prima erano di Stato e non abbiamo realizzato né cassa per lo Stato né miglior competizione per le imprese. Pensate a Telecom, pensate alle banche, pensate alla grande distribuzione, pensate all'acciaio. La Telecom era la telefonia italiana, monopolista. Si dice non deve andare in mano agli stranieri. Ma signor Presidente, quanto costa Telecom? Diciamo 100.000 miliardi, va bene, è irrilevante, passate, è un simbolo, simbolico. Ma chi li ha in Italia di privati? Il Presidente dice: ma vi rendete conto che se diamo la Telecom in mano a uno straniero è come dare il controllo telefonico di tutti gli italiani in mano a uno straniero? Sì, ma caro signor Presidente, in un paese statalizzato come l'Italia non può essere nata l'economia privata e non c'è capitalismo privato, perché c'è stato il capitalismo di Stato fino a ieri misto, però vivevano alle spalle dello Stato. I famosi tondinari di Brescia vivevano perché l'Italsider era inefficiente e così via. Agli stranieri non ci deve andare. Allora che cosa si fa? Si prende la Telecom, si va a fare un viaggio a Torino e si fa comprare dalla famiglia di Torino la Telecom senza metterci lo 0,5%. E il resto lo mettono le banche. Ma non è finita qui. Nei 12 mesi successivi, quelli che sono andati a controllare la Telecom con lo 0,5%, stavano trattando con Deutsche Telekom. E che ha cambiato il governo, si mandano via quelli lì e ci si mette un ex manager che avevo più soldi io di lui. Le banche hanno dato, rifinanziato la seconda fase di riacquisto della Telecom a un manager, si chiama Colaninno, un manager, uno che faceva il manager di De Benedetti, non è un industriale ricco, è un manager. Ora, e poi è andato la terza fase, la conoscete, quel Tronchetti Provera e così via. La Telecom fa alta tecnologia. In tutto il mondo un settore ad alta tecnologia deve investire in investimenti tecnologici tra il 20 e il 30% dei suoi ricavi. Se io vendo la Telecom a un privato 100% a debito con le banche, tutto quello che mi entra per lui è diminuzione del debito con le banche. Queste sono delle privatizzazioni in italiana, per non parlare del resto, le banche piene di queste situazioni. Allora, l'economia italiana è più debole in un sistema europeo per tantissime ragioni, vi ho fatto solo degli esempi. Ma volete sapere come siamo entrati noi nell'euro? Nell'euro per il trattato di Maastricht bisognava impegnarsi a avere un deficit massimo del 3%. Noi avevamo il 7%. Sapete come siamo entrati, come abbiamo passato dal 7% al 3%, cioè 4 punti percentuali, 2 punti tasse in più. 1,5 crollo degli interessi sul debito pubblico, che ve lo spiego subito questo, è bellissima, 0,5% taglio all'università e alla ricerca. Questa è l'alchimia con cui noi abbiamo portato il deficit dal 7% al 3%. Signori, ma voi pensate che è cambiata una classe dirigente, non ci sono più imprenditori, imprenditori che possono vendono e vanno via, soltanto perché non amano più il loro paese? Cioè, la situazione è molto, molto più
più, anche storicamente, più complessa di quello che non sembra. Sotto elezioni ognuno racconta quello che vuole per prendere voti, ma l'importante è che dopo ci siano persone che conoscano la struttura economica del paese, sappiano trarre delle lezioni sui vantaggi competitivi o svantaggi allo stato attuale del paese e sappiano fare dei progetti di politica economica. Perché se queste cose non si conoscono e non si sono vissute e non si sa come si gestiscono, i prossimi progetti saranno diminuzione delle tasse, un po' di diminuzione dei costi, un po' di come posso dire, si inventano delle cose insostenibili. Per stare in piedi bisogna ridare quello che si chiamava ridare lo spirito agli animali, the animal spirits, gli imprenditori. E la cosa che manca di più nel nostro paese in questo momento, ve lo dico subito qual è, in realtà non manca solo in Italia, manca in tutto il mondo, si chiama fiducia. Oggi non abbiamo più fiducia nei governi, non abbiamo più fiducia nella magistratura, non abbiamo più fiducia nella politica, non abbiamo più fiducia nei medici, non abbiamo più fiducia nei preti. Se non si riacquista un sistema che ridia certezza di fiducia, noi non usciremo mai, ma tutto il mondo, chi più chi meno, perché anche la Germania tra 6 mesi andrà male, la Francia non parliamo, non sono sistemi solidi, sono poteri solidi, è una cosa completamente diversa. Credo che ci sarà occasione per ritornare anche su alcune questioni che ha accennato, rispondendo poi alle domande, no, del nostro pubblico. Io parlando un po' anche l'ora, arriverei a, non dico l'ultima domanda, però l'ultimo degli argomenti a cui avevamo accennato all'inizio. Lei dal 23 settembre del 2009 sino al 24 maggio del 2012 è stato il presidente dello IOR, dell'Istituto Opere di Religione. Forse questa è anche una pagina che molti ricorderanno e a molti insomma ha reso noto il suo nome, il suo ruolo in quell'occasione, per chi non era magari addentro in altri settori, altri ambiti. Io non entro nel merito della vicenda che l'ha coinvolta, lascio a lei dirci qualcosa di questa vicenda, soprattutto tenendo conto del fatto che, mi pare in maniera molto esplicita, la sua chiamata allo IOR doveva riguardare l'avvio di riforme per garantire la trasparenza, diciamo, di quell'istituto, delle sue operazioni. Le cose sono andate in un certo modo. Oggi abbiamo una certa situazione. Un suo bilancio, una sua visione di questo. Però, siccome le persone qui presenti non sanno forse neanche cos'è e alcuni fatti, vi dico soltanto questo. In questi giorni sui giornali c'è un'informazione. Il mio predecessore, cioè il presidente lo IOR prima di me, è stato rinviato a giudizio. Forse il direttore generale e il vice direttore generale con me sono stati rinviati a giudizio. Ogni giorno c'è uno scandalo nuovo che riguarda gli aspetti economico-finanziari. Questo qui è il punto di base, punto di oggi. Va bene? Che cosa successe? Quella persona straordinaria, che purtroppo non essendo un grande comunicatore e non amava molto neanche stare troppo con la gente, che si chiamava Joseph Ratzinger, Papa Benedetto XVI, aveva, no dai, io credo, ma no, ci vuole altro che, scusate, degli applausi, venirebbe a scrivere delle lettere di amore e di affetto tutti i giorni, ti amiamo. Non altre cose, ti vogliamo bene. Perché temo purtroppo che non sarà per molto tempo che potremo farlo. Allora, io avevo conosciuto il cardinale Ratzinger, poi ovviamente il Papa Ratzinger mi chiama per rivedere i punti di Caritas in Veritate, come è stato detto, poi mi dà un incarico di mettere a posto le finanze del governatorato della Città del Vaticano. Il Vaticano è uno Stato, no? Quindi mettere a posto, c'erano dei problemi, e poi finalmente mi nomina presidente dell'IOR. Perché?
15 settembre del 2001 succede un qualcosa che sconvolge il mondo. Gli Stati Uniti vengono qui. Signori, no, non facciamo complottismo alla Cardini o Blondet, se sono stati loro stessi a farlo se stessi. Succede una cosa, ufficialmente, che è l'attacco alle due torri. Va bene? Questo attacco alle due torri non viene studiato soltanto da un punto di vista di intelligence sul terrorismo, ma viene studiato anche dal punto di vista di intelligence finanziaria. Voi sapete che ogni paese ha due tipi di intelligence service o servizi segreti. Quello terrorismo e quello finanziario. Voi direte cosa c'entra? Lo capirete immediatamente. Qualcuno ha sospettato fin dall'inizio, però sono chiuse nei libri, quelli che vengono fuori fra 100 anni, un po' come l'assassino di Kennedy. Non le sappiamo queste cose, si suppongono. E chi è stato un po', chi ha avuto il privilegio di avere un po' alcune responsabilità significative, le ha sentiti un pochettino più chiaramente. Qualcuno ritiene, fate attenzione, questa è un'opinione mia, io ritengo che qualcuno sia convinto che l'attentato non avesse soltanto l'obiettivo di far paura agli Stati Uniti, terrorismo dopo la guerra fredda, ma creare un movimento speculativo di carattere finanziario, perché altrimenti non si spiegherebbe che due settimane prima molti fondi avessero venduto i titoli assicurativi dei trasporti, quelli che hanno subito il grande crollo immediatamente dopo l'attentato. Chi è che subisce il maggior crollo? I trasporti aerei e le assicurazioni. Qualcuno sempre ritiene che con questi movimenti speculativi sia stato distratto un valore che potrebbe essere intorno al 2% del valore di capitalizzazione delle borse mondiali. Sono opinioni, però che cosa fanno immediatamente gli Stati Uniti? Suppongono che questi capitali illeciti possano essere utilizzati per cambiare gli equilibri mondiali attraverso il terrorismo, Al-Qaeda e tutto quello che volete. Che cosa dicono? Dobbiamo intercettare questi capitali. Come si fa a intercettarli? Si può solo fare una cosa: chiudere i paradisi fiscali. Vi ho detto questo per spiegare perché sono stato chiamato io, non per farvi divertire. Bisogna chiudere i paradisi fiscali. Allora, ci sono paradisi fiscali nel mondo occidentale, San Marino in Italia, no? Per dire Lussemburgo, Liechtenstein, la Svizzera, eccetera, e altri in paesi cosiddetti canaglia. Quelli lì ovviamente non c'è niente da fare, però è difficile movimentare i soldi su un paese canaglia, perché io ti metto tutti i blocchi possibili e immaginabili. Mi arriva un flusso dall'Iran e prima di accreditartelo mi devi chiamare, questo chiama l'UIF della Banca d'Italia, che manda un ispettore e va a risalire il valore del flusso. Bene? Allora, si devono chiudere tutti i paradisi fiscali nel mondo libero, nel mondo democratico, quello dell'ONU, e sono stati chiusi dal 2002-2003 progressivamente tutti. Diciamo che l'unico che era rimasto, in qualche modo gli è stato concesso un privilegio, erano le istituzioni che sono a capo alla Santa Sede, per una ragione molto semplice, che si suppone che le finanze della Santa Sede servono a opere di religione. Benedetto XVI ha voluto anticipare la richiesta che gli sarebbe potuta arrivare di fare l'operazione di trasparenza. L'ha anticipato e mi disse: io voglio la miglior struttura, la più rigida che sia, e usò questa espressione, esemplare.
In cosa è consistito il mio lavoro? Nel fare una legge antiriciclaggio, strutturare delle procedure antiriciclaggio e creare un organo di controllo. Perché? Come si fa l'antiriciclaggio? Primo deve avere una norma. Una norma che dice ogni flusso e ogni conto deve essere trasparente. Poi devo avere una procedura che permetta di applicare la norma. Terzo, devo avere qualcuno che garantisce che la norma è rispettata. Questo è quello che io feci. E l'abbiamo fatto, vi posso dire, nel modo, con le migliori persone con cui io potevo farlo. Il numero 2 dell'ufficio legale della Banca d'Italia che fece per l'Italia la legge antiriciclaggio, presi la più grande società al mondo, si chiama Deloitte, che fa le procedure antiriciclaggio, e abbiamo costituito un organo di controllo indipendente, al di sopra di tutte le istituzioni, e differentemente da quello che si voleva, io feci nominare un grandissimo cardinale, cardinale Attilio Nicora. Un cardinale, mentre si voleva prima un laico, io dico un cardinale, perché deve avere credibilità e deve avere affidabilità, cioè la gente deve vedere, è uno dei nostri, non posso metterci un grande, cioè il presidente della Corte Costituzionale a riposo. Arriva l'organo di controllo dopo 6 mesi dall'applicazione, dice, caspita, mai saremmo sognati che avreste voluto fare questo in così breve tempo, mancano 5-6 punti, vi preghiamo rivederli, torniamo a rivedere come li avete applicati nel giro di 10-12 mesi, se sono applicati in maniera corretta, la Santa Sede entra nella white list, quella dei paesi adempienti alle norme antiriciclaggio. Siamo a novembre del 2011, a dicembre del 2011 qualcuno cambia 4 articoli, le procedure, esposta l'autorità di controllo in un posto dove non avrebbe mai dovuto essere messa. A quel punto incomincia quell'epoca di conflitto tra me e il resto del mondo che mi ha portato alla situazione in cui sono arrivato. Il resto sono dettagli che non vale la pena neanche commentare, tenete soltanto conto che dopo altri 10 mesi Benedetto XVI rassegnava le dimissioni. Io concluderei con, non parlando, ce lo siamo detto prima, del giudizio dei rapporti personali, ma del suo contributo, che è un dato storico, oggettivo, alla redazione dell'enciclica Caritas in Veritate. So che è una pagina a cui lei tiene particolarmente. Sì, ma lo faccio molto, molto breve, per cui se qualcuno poi volesse... Caritas in Veritate è un'enciclica che Sua Santità Benedetto XVI voleva fare ai 40 anni di un'altra grandissima enciclica sociale che è la Populorum Progressio di Paolo VI. Sostanzialmente Populorum Progressio è quella che dice che il vero progresso è un progresso integrale dell'uomo. Non è solo economico, materiale e di benessere appunto materiale, ma è intellettuale e spirituale. L'uomo è fatto di cervello, di intelligenza, deve capire le cose. La cultura non gli deve essere imposta una cultura uniforme da cui non può prescindere, tipo 1984 di Orwell. Quindi, e poi l'uomo ha diritto di nutrire l'anima spiritualmente e quindi... Populorum Progressio diceva, se il progresso non sarà integrale, non sarà progresso. Benedetto XVI riprende questa enciclica e con la scusa della globalizzazione in corso, dice, faccio l'enciclica sulla globalizzazione, partendo dalla Populorum Progressio. Infatti il primo capitolo di Caritas in Veritate, cosa dice? Dice, signori, uomini di buona fede, preti, vescovi, cardinali, diaconi, laici. Ma l'avete letta voi, Populorum Progressio? Avete capito che cosa supponeva fosse opportuno il mio predecessore? Sì o no?
perché non avete fatto niente di quello che c'era auspicato nella popolare promessa. Non potete poi pensare che se le cose non funzionano è sempre colpa di qualcun altro. Non l'avete fatto. Allora, questo è il primo capitolo. Diciamo che grazie alla fiducia che si è instaurata, l'enciclica doveva uscire nel 2007, 40 anni dopo, esattamente 40 anni dopo la Populorum Promessa. Vedete, non soltanto perché avevamo avuto occasione di parlare della globalizzazione e così via, ma perché, come vi dicevo, Papa Benedetto appartiene a quella categoria di persone che parlano tutti i giorni con lo Spirito Santo e hanno una forma di illuminazione unica e straordinaria, per cui capiva delle cose senza avere nessuna competenza. Le capiva, le percepiva, è quell'intuito che è un dono, una grazia. E la prima stesura non gli piacque e mi fece chiedere di poterla rileggere. E io gli dissi che non esca mai questa stesura. Ma non perché fosse mal fatta, perché non era coerente con quello che stava succedendo. Cioè, siamo nel 2007, stava scoppiando quella crisi economico-finanziaria che avrebbe cambiato il mondo, di cui vi parlavo prima. E io vivevo lì dentro, non ero un accademico che studiavo quello che avevano scritto gli altri. Io ero lì, ero in frontiera, e allora gli ho detto, è tutto sbagliato, tutto no, però gli aspetti di carattere economico, attenzione, io mi sono occupato esclusivamente degli aspetti di carattere economico, l'enciclica è una enciclica di altissima teologia, però con dei riflessi di carattere economico. Quando vi dicevo prima, no, che lui dice, come fa un uomo nichilista che prescinde da ogni valore a prendere decisioni con questi strumenti? Gli strumenti gli sfuggiranno di mano, ma gli strumenti economici che gli sfuggono di mano, quali sono? Il tipo di sviluppo economico, il tipo di sistema finanziario, l'intermediazione delle banche, il modello di consumismo, il modello dei redditi di ripartizione, sono tanti, tantissimi. Chi lo decide, come, dove? Allora, il Papa decise di rinviare di 2 anni l'uscita dell'enciclica. Questo, vedete, vi spiega, secondo me, per me è stato fondamentale la illuminazione che aveva quest'uomo, che ha avuto in quel momento, piuttosto che far uscire un qualcosa di incompleto, di incompiuto, che sarebbe stato messo in discussione immediatamente, preferì aspettare 2 anni. Infatti l'enciclica esce nel 2009, non nel 2007, 2 anni dopo. Perché, vedete, Benedetto era un uomo che non si accontentava di avere l'opinione di qualcuno. Chiedeva l'opinione a molte persone, probabilmente la stessa, sullo stesso tema, ma voleva capirla lui. Se non la faceva sua, non la traduceva in una considerazione di magistero della Chiesa. Capite? Questo voglio dire. Poi, per il resto, insomma, c'è un capitolo di questa enciclica, che mi sembra sia il sesto, però non mi ricordo, adesso non mi ricordo i numeri, non mi ricordo più, deve essere l'ultimo, il penultimo, in cui dice, se l'uomo non riprende in mano il senso della vita, il senso delle azioni, non ritorna a voler dar senso, e quindi gli strumenti gli sfuggiranno di mano, come diceva il mio predecessore, prendono autonomia morale, come dice lui, oggi però siamo di fronte a degli avvenire che sono molto pericolosi. E fa l'esempio specifico, parla delle biotecnologie. Io so che questo suo riferimento alle biotecnologie ha creato le prime tensioni soprattutto nella grande industria chimico-farmaceutica americana, nei confronti del Papa. Gli attacchi incominciano, direi quasi, mi fate dire, il giorno dopo. Se voi andate a vedere storicamente che cosa succede, gli attacchi al Papa per il discorso fatto a Manca,
alcune cose che aveva detto, che aveva fatto per i pedofili e così via, vengono tutte fuori dopo la lettura, come se qualcuno avesse pensato che c'era un'ingerenza morale sui sistemi economici, soprattutto in biotecnologia. Mi fermo perché magari c'è qualcos'altro, ma vorrei darvi un riferimento. Oggi c'è molto dibattito su un punto che viene chiamato bioetica, no? Che cos'è etico? È la scienza che determina l'etica o è l'etica che comunque valuta la scienza? L'evoluzione scientifica, la capacità della scienza, mi piacerebbe sentire la sua opinione, professore, però parlo da persona di buon senso, no? Che dice è l'evoluzione, il perfezionamento della scienza che produce la domanda e quindi la valutazione etica di che cosa è buono e che cosa non è buono. Una clonazione, la fecondazione in vitro, tantissime cose che la scienza, la trasformazione dell'uomo, la genetica, no? Tutte queste possono essere analizzati dal punto di vista etico. Il cardinale Ruini addirittura creò una commissione che studiava l'impatto etico della scienza. Bene, vi do la mia opinione, la bioetica è finita, non esiste più. Qualche illuso ritiene di fare ancora la commissione bioetica. Ormai c'è il biodiritto imposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E se un governo non si permette di contrastarlo, salta il governo. Se qualcuno di voi ha voglia e tempo, vada a rileggersi le dichiarazioni che in tal senso fece la ministra Boschi del governo Renzi, quando diceva l'Italia è l'unico paese indietro verso il resto del mondo in materia di bioetica. Intendeva che bisognava fare tutte quelle rivoluzioni che erano indispensabili perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ONU, il supergoverno mondiale, le pretende. E quindi possiamo tranquillamente dire che la bioetica non c'è più, c'è il biodiritto imposto. Quindi quello che è bene o è male, abortire, l'eutanasia, la fecondazione, la trasformazione di sesso, non lo decide più un comitato di bioetica. Su questo non c'è nessun dubbio, ma ve ne sarete resi conto, voglio dire, non credo di dire delle cose che sono così nuove. Grazie, gli argomenti sarebbero davvero molti, abbiamo un po' il tempo è tiranno, però abbiamo lo spazio per delle domande. Io direi a tutti di magari ecco, tenere un po'.